Ok, ci rimangono solo due missioni, torniamo alla banca e andiamo nel cavo finale, cervello congelato. Oh no! Ho dimenticato il carburante! Ah, è questo quello che sto fiutando? No, quello era Dave, ma non intendevo questo! Povero! Ci serve il carburante per il razzo! E seguendo il game design, so dove puoi trovarne un po'. Il cavo più sicuro della banca del male appartiene al signor Hugh Morgood, al chiodo fisso dei gelati. E ha ordinato decine d'opere d'arte su questo tema. Ha anche una delle più grandi celle frigorifere per gelati di tutti i tempi. Dave, spiega a Gru perché tutto ciò... Banana Split. Perché è importante per la missione, Dave! Liquid Nitrogen! Liquid Nitrogen. Esatto! Il miglior carburante per razzi! Morgood lo usa per tenere il gelato al fresco. E il nitrogeno liquido come carburante? Non sono uno scienziato, ma come? Prendilo, Gru! La luna è così vicina che ne sento il profumo! Di formaggio? Potrei, se il profumo si propagasse nello spazio e se la luna fosse fisicamente più vicina. Comunque, buona fortuna. Grazie della spiegazione scientifica. È delizioso. Vabbè, guarda. Basta, non commenterò più sto gioco. Dove appare? Scusami, come è apparso? Vabbè, avanziamo. Come fa poi il proprietario della banca a non sapere che noi siamo qui, tra l'altro, in tutto ciò? Allora, qua mi sa che dobbiamo essere noi rapidi. Preso, ecco qua. Vabbè, non ci serve. Perché? Bravo. Dicevo, non ci serviva, ma per ovvia ragione lo prendo per il mio senso di completismo massimo. Ok. No! Sono andato troppo avanti. Capita un po' troppo spesso. C'è un tutorial, sai? Ah! Ecco qua. Ora. Ok. Dobbiamo aspettare che si scongela questi due qui. Mi sono dimenticato di quello sotto. Ecco qui, piano. Pianino, piano, piano. No, 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 si è bloccato sul gradino. Ti giuro che mi sta venendo voglia di usarlo, il trucco, per passare alla parte successiva. Per principio lo devo fare, per principio. Per nervoso ci sto pensando. Passato. Beh, vai. Allora, mi sento sporco. Mi sento dannatamente sporco ad aver giocato così. Ma stavo iniziando a non sopportare più il livello. Stavo per avere una crisi di nervi. No, ho sbagliato. Ecco qua. Uff. Salta però, Gru, anche tu, dai. Anche sulle cose semplici, per favore. Allora, uno. Due. Ecco qui. Muori. Perfetto. Di nuovo coso che scalda. Perfetto. Aspettiamo che quello sale un pelino. Perfetto. Come devo fare per ucciderti? Perfetto, è morto. Non so qual è stato il criterio per la sua morte, ma va bene così. Se qui c'è solo l'indizio, mi sparo. Se c'è almeno il quadro, siamo tutti contenti. Calmo. Ah no, c'era il bottone. Perfetto, dovevi per forza, calmo, passare di qua. Perfetto. Dai, scendi un po'. Scendi ancora un pochino. Perfetto. Ecco qua. Ti prego, non morire.
Ok, vai. Perfetto. No, il quadro. Cacchio, e no, dovevo farlo per forza. Per principio. Eccoci qua. Allora, prendiamo il quadretto. Uccidiamo già il robottino. Perfetto, e ora possiamo proseguire. Allora, siccome non ho capito come si uccideva, gli ho sparato un po' di volte e l'importante è morto. Eccoci qua. Ecco fatto, allora. Ora possiamo proseguire. Ecco fatto. E via, andiamo. Ok. Ah, di nuovo questa che gira, perfetto. Ok, vediamo. Qua dobbiamo fare attenzione senza saltare. No, ma come? Anche se... Ma vabbè. Ma scusa, giusto per capirci. Ah, non posso proprio andarci. Ok. Ok, avviciniamoci già dall'altra parte. Perfetto. No, non saltare. Morto, perfetto. Crepa. Perfetto, aspettiamo che questo gira un'altra volta e saltiamo di qua. Uff, oddio mio. Non era difficile, però. Ok. Questo era quello. Ok, no, pensavo si abbassassero i laser. Va bene, cavolata. Aspettiamo che... Troppo. No. Eh no. Perfetto, ci riusciamo. Zitto Gru, stai zitto. Ecco qua. Aspettiamo che ne arriva un altro. Anche di questo aspettiamo che arriva. No, troppo corto. Allora, saltiamo. Aspettiamo che ne arriva già un'altra. E via, stessa roba. Saltiamo. Troppo di nuovo. Allora, aspettiamo. Saltiamo, aspettiamo di nuovo. Perfetto, aspettiamo un'altra volta. Eccolo qui. Aspettiamo, fatto, aspettiamo. Di nuovo, aspettiamone ancora uno. Ecco fatto. Non era difficile, solamente molto fastidioso. Davvero molto fastidioso da fare questa parte. Eccoci qua. Muori. Cacchio, non ti sopporto più. Muori anche tu. Roviniamo il gelato. 81%. E tada. Quanto facciamo? 84. E con la scultura di ghiaccio che ci famo? Ta-da-da-da. Ma sì, tanto. 87%. Eccoci qua nella parte degli indovinelli. Allora, cosa dobbiamo fare qui? Ok. Perfetto. Ah, lì c'era il tasto. Ok. Calmi un attimo. Facciamo così. Congeliamolo. Perfetto. E spingiamolo di sotto. E ok. E questo è andato. Ora, 1 2 3. Vediamo se il mio ragionamento ha senso. Mettiamo un minion qua. Lo gonfiamo. E noi andiamo. Ah, il... Non l'avevo visto il soffitto. Non avevo visto il soffitto. Allora, per facilitarci la salita, facciamo questo. Mettiamo lui qui. Facciamo un altro da gonfiare e lo mettiamo qui. Ecco fatto e via. Facilissimo. Ah, chi ha progettato una cosa simile? Ok. Questo? Allora, proviamo così un attimo.
No? Ah, certo. Mettiamo questo appiccicoso. Tac. E lo tira su. Poi mettiamo questo qui. Lo elettrizziamo. Togliamo questo qui appiccicoso. Ecco qua. Ah, ok, ma torni allora. Perfetto. Mettiamo la torretta qui. Quella appiccicosa. Non l'ho visto più muoversi, ho dato per scontato. Ok. Pensavo fosse una telecamera, ti giuro. Perfetto. Allora, credo che bisogna fare così. Questo lo metto. Ah no, dalla... ho sbagliato. Non dobbiamo metterlo oltre il laser, perché sennò non funziona. Questo lo mettiamo qui. Facciamo un muro di ghiaccio. No, ho sbagliato, devo fare il muro di ghiaccio. Ecco qui. Mettiamo quello che si gonfia qua sotto, più in qua. E vediamo se ci arriva. Non dovrebbero esserci problemi. Andata. Facile. Un pelo esagerato, non ti pare? Ok. Ah, di nuovo quello dei soldi. 9 minion, eh? Allora, vediamo. Questi non si abbassano probabilmente finché non gli mettiamo... non gli mettiamo l'energia. Ok. Quindi iniziamo con lui. Lo elettrizziamo. Il bottone si attiva. Ah, il bottone manda giù. Ok. Quindi ghiacciamo subito lui. Gonfiamo lui e via. Vediamo se c'ho ragione. Ok. Ho ragione, ma ho sbagliato il metodo. Ah, ma ne... Dio mio, l'ho capito adesso. Ne basta uno. Uno per tipo. Questo lo congeliamo. Quello lo ventiamo e via. Avevo ragione fin dall'inizio. Che cavolo. Ci ho messo più tempo del dovuto per cosa? Io più vado avanti, più mi chiedo come un bambino davvero riusciva a... Cioè, va bene, perché in realtà ti sprona il bambino a pensare un pelo di più. Davvero, ci sta. Però certe cose, Dio mio, faccio fatica io. Ti giuro, sto facendo fatica io. Dunque. Come facciamo? Aspetta. No, pensavo si passasse, allora. Ok, quindi vediamo se quello che penso è giusto, perché questi si alzano a comandi, il che vuol dire che dobbiamo andare a step. Dobbiamo andare a step. Allora, uno. Ecco qua. Perfetto. Poi tac e tac. Vai anche tu di là. Perfetto. Dobbiamo quindi prima alzare di qua a destra, giusto? Vediamo se c'ho ragione. Tac. A posto. Vediamo se è giusto. Dunque, così si alza quello nel mezzo. No, dobbiamo alzare l'altro. Gonfiamo lui. Ecco qua. E lo aspiriamo. Ora. Tac, si alzano questi qua. Questi qua di lato. Perfetto. Noi andiamo di qua. Prima però. No. Ok, per fortuna. Ok, per fortuna. Ah, certo, ti fanno ritornare indietro se sbagli. Perfetto. Allora, facciamo così. Andiamo già di qua. Ne disattiviamo uno. È morto subito? Cacchio. È stato rapido.
Ok, ora noi dobbiamo alzare questo qui. Quindi togliamo lui. No, era l'altro. Era l'altro prima, aspetta. Perfetto, ecco qui. Disattiviamo questo qui e ne disattiviamo un altro, giusto? Dovremmo riuscire a passare finalmente. Perfetto. Oh, meno male. Oh, dai, forza. Forza cosa? Non ti sopporto più. Vedo l'ora che finisce sto gioco maledetto. Allora, calmi un attimo. Cosa dobbiamo fare qui? Questo è chiuso. Lì c'è il laser. Non credo sia lui la soluzione, giusto? Boh, vediamo cosa riusciamo a fare con questo. Perfetto, e questo è andato. Questo cos'è che fa? Disattiva i laser. Perfetto, allora vai giù tu e io ti congelo. Ora, in teoria... Beh, aspetta, vediamo se riesco anche da qua, perché prima ho avuto difficoltà. Aspetta, mettiamo lui qui, lo congeliamo, gli diamo un bel colpo di vento e perfetto, mi alza sto cavolo di tubo. Come però? Ah, forse, aspetta, proviamo anche così. No, ho sbagliato. No. Proviamo con due. No, eh. Ah, aspetta, forse ho capito. Allora, disattiviamo. Disattiviamo. Disattiviamo e disattiviamo. Proviamo a mettere questo qui magnetico. Perfetto, perfetto, andata. Ora, oh, calmo. Dicevo, disattiviamolo di nuovo. Qua non c'è nulla, perfetto. Dai che ce la facciamo, per favore. Allora, dobbiamo portare il magnete qui. Dobbiamo portare il magnete qui. Qui dobbiamo... quante volte dobbiamo portarlo? Aspetta. Iniziamo a mettere lui qui. Ok, questo è per le bombe. Il problema è che prima dobbiamo portare lui di qua. Dicevi che lo spostiamo? No, perfetto. E se metto già lui qua? Lo attiriamo? No. Se metto già il trampolino? Me l'ha buttato addosso. Oh, devo rifare tutto. Mettiamo già il trampolino a questo giro. Ecco fatto. Mettiamo la fonte energetica. Vediamo se basta. Perfetto, disattiviamolo subito. Ecco qui. Ora, il gancio probabilmente si aggancia qui. Che novità. Non penso che abbiamo bisogno di quello magnetico, vero? Vediamo. Perfetto, non avevamo bisogno. Aspettiamo che si alza ancora un po'. Ok, spostiamo il magnete. Oh, finalmente. Dai che ci siamo. Dai che ci siamo. Siamo alla fine di questo livello, per fortuna. Allora, aspetta, giusto per sicurezza, questo lo disattiviamo. Ah, tanto lui non si abbassa, quindi voglio dire. Mettiamo quello magnetico qui. Ci siamo? No, mi serve la torre, perfetto, aspetta. Tac. E via. Oh, finalmente, andiamo. Grande, chiaro? Azzata liquida? Non ci resta che farci un gelato. Andate e basta. Ti odio. Ti odio con tutto me stesso, veramente. Non ce la faccio più questo gioco, non vedo l'ora che finisca. Non è brutto, però, che cacchio.
certe cose veramente ti fanno venire l'isteria e basta. Arriviamo al 100. Gru. Eccoci. No, è triste solo perché non c'è più il gelato. Perfetto, 96. E con questo 100. Dio mio. Ale è estremamente cattivo. Ora la fuga? Ti prego, basta con i cosi. Con le pedane calde. Perfetto. Addio robottino. E wewe. Pipiri, 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 pipiri. Ecco qua. È bel bonus questo. Stai zitto. Ti odio. Tu il tuo sarcasmo merdoso. Ti odio con tutto me stesso. Andiamo di sotto. E via. Salvataggio. Preso. Vabbè, sta parte era una cavolata. Salvataggio di nuovo. Ma... sì, si blocca, perfetto. Allora, aspettiamo che quella si abbassa. In realtà no, mi serve che sia in movimento. Perfetto. Dimenticato della pistola. Perfetto, aspettiamo che anche lui muoia. Ecco qui. Allora, aspetta. Perfetto, calmo. E dovrebbe esserci, esatto, qualcosa di nascosto di qua. Niente di eccezionale, ma comunque noi lo prendiamo. Perché siamo cattivi. Dobbiamo trovare ancora il quadro, vero? Non mi fa vedere le statistiche, vabbè. Che dobbiamo fare qui? Che dobbiamo fare? Ah, devi... vabbè, molto più facile questo che evitare le cose elettriche. Molto più facile. Si muove in automatico, tu devi solo metterti nella posizione giusta per evitarli. Questo è molto più facile di quello elettrico. Allora, qui invece... ok, qua ho sbagliato io perché ho schiacciato due volte. Perfetto, dai che ci siamo. Ecco qua. Ok, meno male che c'era già un salvataggio di mezzo tra uno e l'altro. Perfetto, dai. Ecco qua, andata. Molto più semplice. Dai, ti prego, dimmi che siamo vicino all'uscita. Dimmi che questo è l'ultimo, ti prego. Ah, più veloce adesso. Vabbè, non è un problema. Basta stare sempre vicino al centro e non hai difficoltà. Ecco qui. Dai. Ecco qua, fatto. Ti immagini se cadevo adesso sull'ultimo? Ti prego, dimmi che alla fine, ti prego. Un motore a razzo, un reattore nucleare portatile, un modulo di comando spaziale e ora un contenitore di azoto liquido. Questa è la lista della spesa di un misterioso ladro che ha saccheggiato ripetutamente la zona del centro per gli ultimi 8 livelli, cioè, volevo dire, giorni. Una squadra di investigatori si è attivata per risolvere questo dei caso geni. Enigmatico e sconcertante. Anche se non hanno conclusioni definitive, sono riusciti a stabilire cosa stia costruendo il criminale. Ovvero? Un congelatore a energia nucleare dotato di razzo e sedile. Gli usi criminali di un così diabolico dispositivo sono pressoché infiniti. Rimanete sintonizzati per nuovi sviluppi. Certo, come no. Oh, nuovo costume per Gru e nuovo costume degli scagnozzi. Dai. Allora, in teoria l'avrei fatto vedere l'episodio dopo questa cosa, ma volevo vedere i due costumi nuovi. Vediamo, laboratorio di Gru non l'abbiamo ancora fatto. Beh, non è male. Non è male vestito da dottore, carino. Va bene, facciamo questo allora, giusto per cambiare. Vediamo gli scagnozzi. Allora, combattenti già ce l'avevamo. Ah no, no, aspetta. Più ne sblocchi, ma ne sblocchi più dello stesso tipo. L'altra volta non avevamo questo qua da ninja e non avevamo
questi due davanti. Ok. Cioè, sblocchi sempre più costumi, ma anche per la stessa categoria.